Ed eccoci nuovamente in onda, bentrovati telespettatori per questo appuntamento, questo capitolo dedicato alla legge. Infatti ci collegheremo tra pochissimo con l'avvocato civilista Claudio Mazzoleni, pronto a rispondere a questioni di carattere legali. E dunque ricordiamo i numeri che contraddistinguono la nostra trasmissione, che dovreste ormai sapere a memoria perché chiaramente vi consentono di accedere in diretta alla nostra trasmissione e interagire con gli ospiti in collegamento video. 011 06 00774, il numero per chiamare, dunque potete parlare direttamente con l'avvocato. 348 80 40 254, il numero che fa riferimento a SMS e WhatsApp, anche in questo caso attraverso il vostro telefonino e in sotto forma di messaggio di testo potete inviare la vostra domanda che sarà commentata qui in diretta studio e ovviamente non tanto con il sottoscritto ma con l'ospite e con l'avvocato che risponderà al meglio per esaudire, insomma, chiarire qualche aspetto che non vi è chiaro della vostra situazione legale. Allora, abbiamo il collegamento, allora prego la regia di andare ed eccolo qui. Buongiorno avvocato Mazzoleni. Buongiorno, buongiorno a te e ai telespettatori. Allora avvocato, intanto avevamo già parlato di processi telematici, volevamo ancora chiarire qualche aspetto che insomma non abbiamo sviscerato nel corso dei nostri precedenti appuntamenti. Mi chiedevo, le parti in causa devono essere collegate in video o basta il proprio difensore che faccia valere davanti al giudice le ragioni? No, dipende dal tipo di udienza in cui si tratta, nel senso che laddove la procedura, che è sempre rimasta la stessa, la procedura civile, preveda l'obbligatorietà della presenza delle parti, magari perché c'è programmato un interrogatorio formale o c'è un testimone da sentire, eccetera, sarà il giudice a stabilire se svolgere l'udienza in videoconferenza, ammesso che sia una di quelle previste come usabili, insomma, in questa situazione, oppure se invece consentire alle parti di discutere e trattare la causa in forma scritta. Come forse avevamo accennato l'altra volta, proprio recentemente, una causa che normalmente viene definita, in una causa in cui l'udienza era fissata per precisazione delle conclusioni, che normalmente fuori dall'epoca Covid è sempre stata trattata verbalmente ma di presenza dagli avvocati, il giudice per ottemperare alle disposizioni di sicurezza sanitaria ha invece previsto la trattazione scritta, per cui io e il mio avversario abbiamo depositato attraverso internet e attraverso la procedura del processo telematico le nostre conclusioni definitive che verranno poi esaminate dal giudice in separata sede. Mi chiedevo, avvocato, il cosiddetto traffico di questioni giuridiche, il traffico di processi è aumentato o meno in questo periodo? Nel senso che immagino che alla mole di lavoro tradizionale si vada ad aggiungere anche la difficoltà o comunque qualche lentezza dovuta alla nuova procedura che si va a instaurare? Ma per quanto ne so, soprattutto in quest'ultima fase della situazione sanitaria, diciamo che l'attività giurisdizionale secondo me è diminuita, ecco, perché appunto ci sono stati dei rinvii di udienze fissate entro quest'anno, sono stati rinviati all'anno prossimo, per cui può essere che l'anno prossimo ci sia un incremento maggiore di frequentazione e di uso della procedura giudiziaria. Certamente la materia trattata nei decreti presidenziali e nella normativa anche di tutela economica delle parti interessate, delle persone, dei cittadini interessati, è probabile che in qualche caso faccia scattare una qualche
contestazione sul mancato concreto, sulla mancata concreta attuazione delle disposizioni economiche in favore di chi ne ha necessità, e quindi può essere che anche per questo motivo qualche aumento di litigiosità in sede giudiziaria vi sia. Allora, avvocato, entriamo nel merito, entriamo nei giudizi che vengono espressi attraverso le sentenze a cui ogni tanto facciamo riferimento. Allora, cosa ci per possiamo... introdurre qualche argomento. Introduciamo qualche argomento. Allora, qui io ho una direttiva della Corte Europea, del Parlamento Europeo, pardon, del fine di alcuni anni fa, in sostanza, in cui viene stabilito che al fine della copertura assicurativa di un veicolo, della copertura obbligatoria assicurativa di un veicolo, bisogna considerare veicolo circolante non solo quello che concretamente gira per le strade alla guida del suo conducente, ma anche una vettura che sia in sosta, e anche se in sosta dentro un garage privato. Perché se per esempio da questa vettura custodita in un garage, quindi chiusa, non usata anche da 24 o 48 ore, si sviluppa in ipotesi un incendio che possa andare a danneggiare i box vicini e quindi altri veicoli o causare danni all'edificio, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del proprietario deve essere efficiente e efficace anche se la vettura non è in circolazione come normalmente si ritiene sulla strada. Quindi si deve considerare circolante e quindi coperta da un'assicurazione obbligatoria anche se chiusa in un garage. Quindi lo stesso discorso immagino valga anche per il bollo a questo punto, visto che già con l'assicurazione magari qualche persona che accantona il veicolo in garage magari storce il naso, sicuramente con la tassa di proprietà sul veicolo. Ma la tassa di circolazione, la vecchia tassa di circolazione che è stata trasformata in tassa di proprietà, ormai non può essere cancellata, non può essere estinta, non può essere interrotta, perché colpisce esattamente il diritto di proprietà sulla vettura e non la circolazione del veicolo. Quindi deve essere comunque pagata anche se la vettura io non la utilizzo per tutto l'anno. Senta, ha parlato di direttiva europea, il che insomma, per i non addetti ai lavori fa pensare al perché una direttiva europea vada a imporre determinate cose. Da questo punto di vista siamo addirittura nel campo del diritto costituzionale, perché insomma ha una priorità una direttiva ben definita. Sì, certamente le direttive europee, così come anche le sentenze della Corte di Giustizia europea, hanno, se non un'efficacia diretta, comunque un valore di indirizzo, e per esempio per quanto riguarda le direttive devono essere anche applicate coattivamente, obbligatoriamente all'interno dei singoli stati, perché servono a uniformare il trattamento giuridico dei cittadini appartenenti all'Unione Europea, per cui non sarebbe giusto che all'interno dello Stato italiano viga un certo trattamento, per esempio in quel caso nell'assicurazione obbligatoria, e mentre in Ungheria, in Germania, in Francia vi sia un trattamento diverso. Non sarebbe, come dire, consono con l'integrazione cui tende la comunità e gli organi comunitari europei. 011 06 00774, numero per le chiamate, 348 80 42 54 per SMS e WhatsApp. Ecco qui la regia che prontamente ci fa intravedere, insomma, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, sono tutte per esempio tutte le decisioni delle controversie che vengono portate
all'esame della Corte di Giustizia valgono per i contendenti, perché la pronuncia viene così come le sentenze della nostra Corte di Cassazione, che direttamente colpiscono i partecipanti al giudizio, cioè le parti coinvolte in quella controversia. Però, così come le sentenze della nostra Cassazione, costituiscono un precedente autorevole e molto importante, che, a cui quindi i legislatori nazionali e i giudici nazionali tendono a uniformarsi, perché provenienti da un organismo che tende, diciamo così, a unificare il trattamento di tutti i cittadini facenti parte della comunità europea. Allora, avvocato, proseguiamo con le sentenze. Sì, allora, qui è una sentenza in materia, siccome a volte nella nostra trasmissione qualche spettatore ci ha interpellato sul diritto di distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Ecco, è una delle domande che sovente sono state poste. Questa è una sentenza della Cassazione di quest'anno, del 21 maggio di quest'anno, specifica sul punto, che ci dice: le condizioni per il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato vanno ravvisate secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, cioè della Corte di Cassazione, nell'assenza di pregiudizio al funzionamento dell'impianto, e comportano il conseguente esonero in applicazione, eccetera, di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato. In tal caso il condomino che opera al distacco è solo tenuto a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso. Questo vuol dire che io posso chiedere di staccarmi dall'impianto perché magari sono dotato di un impianto autonomo elettrico o di altra natura all'interno del mio alloggio, però posso staccarmi solo se questa operazione non vada a incidere negativamente e non provochi dei difetti o dei danni all'impianto collettivo. E in ogni caso, anche se io non utilizzerò mai più l'impianto collettivo, sono comunque tenuto a sostenere le spese relative alla sua manutenzione in essere. Io non pagherò i consumi, ma devo partecipare a tutte le spese che servono al funzionamento dell'impianto, alla sua continuazione nel tempo e a tutela di tutti gli altri utenti. Ma quindi in termini molto semplici, molto pratici per i nostri telespettatori, l'eventuale sostituzione di una caldaia in un condominio deve essere pagata anche da questi soggetti che si sono staccati? Certamente sì, perché se la sostituzione della caldaia è necessaria per motivi di vetustà, per esempio, o perché non più congrua, l'elemento caldaia è assolutamente indispensabile è strutturale all'impianto di riscaldamento, e quindi non se ne può fare a meno. E quindi anche chi si è staccato dall'uso dell'impianto collettivo deve partecipare alla spesa relativa alla sostituzione. Ecco, avvocato, a proposito di tra l'altro, scusi, sì, per certo, completare il discorso, laddove, cioè, questa disciplina deve essere accettabile anche col buon senso, perché se il condomino che si è staccato dall'impianto di riscaldamento dovesse alienare l'alloggio a un terzo che però non ha questa abitudine o non ha la struttura o non ha la possibilità o non ha voglia di utilizzare l'impianto separato, ha il diritto di acquistare l'alloggio e di mantenerlo collegato all'impianto collettivo. Ecco perché questa obbligatorietà del mantenimento in essere anche a carico di colui che non lo usa concretamente. Allora, avvocato Mazzoleni, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è il nostro interlocutore. Pronto? Buongiorno, sono Giovanni da Torino. Buongiorno Giovanni. Noi siamo 6 condomini che hanno un problema condominiale. Una famiglia composta di 6 persone, 2 genitori e 4 figli minorenni producono tutto il giorno dei rumori molesti. Abbiamo fatto sì che l'amministratore mandasse a questa famiglia una raccomandata di richiamo all'articolo 7
del regolamento condominiale che riguarda i rumori molesti. Abbiamo chiamato i carabinieri col 112, abbiamo chiamato il nucleo di prossimità dei vigili e tutti vengono. Cosa succede? Che queste persone, avvertite, diciamo in un certo senso, dell'arrivo di queste forze dell'ordine, producono un silenzio cimiteriale. Quando le forze dell'ordine vanno via, questi si scatenano nei loro rumori molesti. Domanda, è possibile provare in qualche modo che fanno rumore? Perché quando le forze arrivano, loro fanno un silenzio terribile. E poi cosa si può fare? Un avvocato può fare qualcosa o perderemo la causa perché non riusciamo a dimostrare che loro fanno rumore? No, no. Se si riesce, prima di tutto a monte bisogna sapere che la molestia da rumore deve essere effettivamente tale, cioè bisogna che i rumori superino una certa soglia, di un certo livello di rumorosità, quindi debbono, come si dice, essere intollerabili per la oppure perché l'attività viene rumorosa viene svolta in orario destinato alla quiete, per esempio di notte o nella pausa pranzo, insomma nelle ore più canonicamente dedicate al riposo e al silenzio. Ma in ogni caso, perché la tutela dello Stato, del giudice, possa giungere allo scopo, bisogna effettivamente poter dimostrare che questa rumorosità non solo supera i livelli di normale tollerabilità, ma effettivamente deve essere concretamente percepibile dal giudice che deve valutare la situazione. Quindi l'unica possibilità data, diciamo, la furbizia di queste persone è quella di predisporre una incaricare, decidere all'interno del condominio di redigere una diffida o una testimonianza scritta da parte di tutti coloro che sono disposti a farla, dove si dice che il tal giorno dalle ore alle ore è successo questo, questo e quest'altro. Oppure, e forse sarebbe la soluzione migliore, fare intervenire un esperto fonico che possa registrare questi rumori, naturalmente senza preavvertire i destinatari della perizia, e in modo che questa perizia, con le misurazioni tecniche del caso, possa poi essere portata in un'eventuale azione giudiziaria davanti al giudice e possa costituire quindi fonte di prova su cui il giudice possa basare la sua decisione. Certamente comunque il giudice, per emettere un provvedimento, deve poter contare su una prova, su un elemento di prova, che sia testimoniale, ma in questo caso meglio sarebbe tecnica, perché, come dicevo prima, il livello di tollerabilità dei rumori è scientificamente stabilito, ci sono delle scale, delle graduazioni previste dalla legge, e quindi la perizia tecnica potrebbe accertarne effettivamente il raggiungimento di questi limiti. Quindi la cosa, secondo me, la soluzione migliore sarebbe quella. Quindi, avvocato, c'è una codificazione del rumore molesto? Cioè ci sono degli articoli che dicono è rumore molesto questo, quest'altro, che supera la soglia dei decibel? Ci sono delle misurazioni, livelli di rumorosità e concretamente e specificatamente non le so dire quale sia la taratura, insomma, di questi parametri, però esiste una tabellazione, diciamo, dei livelli di rumore al di sopra di un certo livello X decibel, che adesso non ricordo, si devono considerare rumori non tollerabili o comunque non ordinari, non ordinariamente tollerabili. E quindi la perizia tecnica potrebbe proprio avere lo scopo di dimostrare che quei rumori in quelle ore sono assolutamente non sopportabili e fuori legge.
Il regolamento condominiale può venire incontro alle, che so, alle esigenze di questo nostro telespettatore, nel senso può in qualche modo disciplinare particolari fasce di orari al di là del quale sì. Non si può assolutamente... Beh, allora, il regolamento di condominio certamente, e molto spesso accade di leggere nei regolamenti di condominio che durante, dalle alle, nelle ore X, eccetera, nessuno è consentito fare rumore al di là della normale soglia di tollerabilità, ma il condominio non può stabilire un livello in decibel, anche perché sarebbe difficilmente misurabile di volta in volta la rumorosità, e quindi il condominio non può sapere se superati i 15 decibel si deve considerare oppure 18 e 24 e via dicendo. Quindi la misurazione poi del livello, del superamento del livello di tollerabilità deve essere concretamente misurata e provata di volta in volta. Allora, Avvocato Mazzoleni, abbiamo un messaggio. Allora, andiamo a scoprire sì. Cosa ci scrivono. Gentilissimo Avvocato, accennava prima all'obbligo di assicurazione bollo auto. In riferimento alla tassa di proprietà, mi chiedo, come posso essere obbligato a pagare il bollo di proprietà se poi la mia proprietà per lungo periodo non posso utilizzarla? Qualcosa giuridicamente non quadra. Complimenti per la trasmissione, Marco da Torino. Beh, non è vero. Il fatto che la vettura lei non la possa utilizzare, so da che cosa possa dipendere, ma lei è certamente libero di utilizzare la sua vettura come quando vuole. Adesso se questa domanda è fatta in riferimento ai divieti di spostamento a causa Covid, questa è una situazione eccezionale e quindi non può andare a incidere sulla normalità del trattamento giuridico. Nessuno può obbligarla a non usare la macchina, ecco, anche per piccoli spostamenti o comunque anche solo per il gusto di andare ad accendere il motore, la può utilizzare quando e come vuole. Quindi il fatto che la tassa di proprietà, che appunto è stata trasformata da tassa sulla circolazione in tassa di proprietà, proprio per evitare confusioni e evitare contestazioni sulla definizione di circolazione, è stata trasformata in tassa di proprietà, per cui il fatto solo che io diventi proprietario di un autoveicolo mi obbliga a pagare quella tassa, che la usi o che non la usi, per mia o per altrui volontà. Probabilmente il nostro telespettatore si riferiva ai blocchi dovuti. È come le tasse che si pagano sugli alloggi, sugli immobili, l'IMU. Io la pago perché sono proprietario, che poi io paghi l'IMU sulla casa di Torino mentre abito a Timbuktu, non c'è nessuna differenza. Non è che perché io ho deciso di spostarmi da un'altra parte non pago più l'IMU a Torino. Allora, 011 06 00774, il numero per le chiamate. Qua vedo già un SMS, allora andiamo subito a leggerlo, poi ricordiamo i numeri, ma li vedete in sovraimpressione. Allora, io e mio fratello ci occupiamo di mia madre invalida 24 su 24, presumo sia la durata delle ore della giornata, insomma. E ci prendiamo dal conto di mia madre un compenso. Gli altri miei fratelli, che non se ne sono occupati per svariati motivi, possono un domani contestare i compensi presi? Beh, diciamo che sarebbe meglio questi compensi fossero concordati anche con gli altri fratelli che domani concorreranno all'eredità nel caso che la mamma defunga. Quindi sarebbe opportuno che venisse concordato questo prelievo e questo compenso. Anche perché io adesso non conosco la situazione economica e il tenore di ricchezza della mamma a cui lo spettatore si riferisce, ma certamente ecco, il fatto di prelevare un compenso per l'attività di custodia, attenzione, aiuto alla mamma, a seconda dell'entità di questo compenso può incidere notevolmente ecco, sulle ricchezze, sul patrimonio della mamma. Quindi sarebbe meglio concordarlo. Poi se l'accordo non riesce e dovesse nascere una contestazione, sarà il giudice sulla base degli accertamenti di fatto
di diritto relativi al patrimonio materno a stabilire se quel compenso è giustificato o non giustificato. Allora, beh, una domanda piuttosto interessante che pone altri quesiti, quella del nostro telespettatore. Mi chiedevo, per compenso, lei avvocato intende il compenso, insomma, l'assistenza al genitore. Certo, se ci fossero invece delle spese di manutenzione o spese straordinarie che comunque, insomma, possono capitare sulla testa della persona da assistere. In questo caso i giustificativi possono essere... Per quanto riguarda il rimborso delle spese che coloro che i due fratelli che assistono la mamma debbono sostenere, appunto per l'assistenza, le medicine, la pulizia della casa, insomma tutto ciò che serve come e deve essere speso favore della manutenzione, diciamo, ordinaria della vita della mamma, straordinaria della vita della mamma, quelli sono certamente costi che debbono essere rimborsati, e quindi, ammesso che le sostanze, le finanze della mamma lo consentano, hanno diritto di prelevare dal conto della mamma questi rimborsi. Ma cosa diversa è il compenso per il tempo che questi due signori dedicano alla mamma, e evidentemente io ho capito che questo compenso riguardi la loro attività personale e non soltanto il rimborso delle spese, ed è per questo che dico che per evitare contestazioni future o anche immediate, ecco, sarebbe opportuno concordarlo con gli altri fratelli. 011 06 00 774 per le telefonate. Allora andiamo a sentire chi è con noi. Pronto? Pronto? Eccoci qua, sono buongiorno. Maria da Torino. Maria, faccia pure la domanda. Senta, io sono proprietaria, due cortili separati. Sì. Separati. Iniziamo col primo. Noi per accedere alla nostra abitazione dobbiamo passare da un passaggio, abbiamo il diritto di passaggio per andare nella nostra abitazione. Sì. Però questa padrona di qui, che ci dà il passaggio, ha messo un cancello elettrico. Ecco, e poi ci ha dato le chiavi per accedere nelle nostre proprietà. Sì. Ecco, questo, ma noi abbiamo, lei se non l'ha assicurato, noi abbiamo delle responsabilità. No, signora, assolutamente per no. Andare, abbiamo il diritto al passaggio. Ma voi avete il diritto di passaggio, l'importante è che la signora, attraverso la dazione delle chiavi, come lei mi ha detto che è avvenuta, vi consenta di utilizzare il cancello. Se il cancello dovesse avere dei difetti che provocano danni a terzi, certamente non siete voi a esserne responsabili, ma la proprietaria o la ditta che ha installato questo marchingegno elettrico. Quindi voi avete il diritto di usarlo, a meno che non dipenda da un vostro atto il fatto, che ne so, di aver manomesso il funzionamento del cancello e questo provochi dei guai, allora è un altro discorso. Ma normalmente la manutenzione e la responsabilità sul buon funzionamento del cancello appartiene e viene addossata a chi lo ha fatto installare e chi lo ha pagato. Ecco, perché lei ci ha chiesto se eravamo d'accordo, noi abbiamo dato il permesso. Però io ho sempre, prendesse un bambino chiuso lì, noi siamo responsabili? No, ripeto, non siete responsabili voi, perché voi avete semplicemente consentito a questa signora di adattare il vostro diritto di passaggio alle sue esigenze. Ha messo un cancello, evidentemente perché voleva essere più tranquilla che nessuno potesse entrare se non le persone autorizzate. Ma non siete voi a dover assumervi gli oneri e i rischi del funzionamento di questo cancello, anche se avete dato il vostro consenso. Abbiamo dato il consenso, ci ha perfino messo i campanelli. Benissimo. Ma il fatto che glielo lasciavamo fare. Ecco, ma sulla qualità, sull'impresa che ha fatto il lavoro, sulla
dotazione di questo cancello, voi non siete stati interpellati, vi hanno solo detto se eravate d'accordo a dover passare attraverso un cancello, e questo fa parte del vostro diritto, perché se l'accesso alla vostra proprietà prima era libero, il fatto di mettere un cancello obbliga voi a usare delle chiavi e non è più così immediato. Quindi il fatto che voi abbiate dato il consenso all'installazione del cancello va a vostro vantaggio, non a vantaggio o a copertura della responsabilità dell'altra signora. Però questa signora adesso è mancata, non ha fatto nessun scritto di niente. Non importa, signora, non importa. Gli eredi subentrano alla proprietaria con gli stessi diritti e doveri che aveva la proprietaria. Va bene. Grazie, gentilissima, mille grazie. Grazie, avvocato. Prego. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice, 011-06-00774, numero per le chiamate, 348-8040-254 per sms e whatsapp. Allora, dovrebbe esserci una telefonata, allora è il tempo di prendere la linea e sentire chi è con noi. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno a lei. Buongiorno. Posso chiedere una domanda all'avvocato Claudio Mazzoleni? Faccia pure la domanda, la sta ascoltando. Avvocato, buongiorno a lei. Salve. Le potrei parlare personalmente per un prestito che io ho fatto e volevo restituirlo entro i termini di 14 giorni? Però non è andato questo a buon fine. Come mai? Scusi, non ho capito. Lei ha fatto un prestito a qualcuno e questo qualcuno non gliel'ha restituiti? No. Io ho fatto un prestito con la cessione del quinto della pensione. Ah. Però dopo i 14 giorni ho chiesto di dare a loro e restituire il denaro. Perché questo non avviene? Questo bisognerebbe verificare il contratto che lei ha firmato al momento, o se ci sono dei motivi di impossibilità di diciamo estinguere il debito anticipatamente. Bisogna leggere il contratto. Non conoscendo l'esatto contenuto del contratto che lei ha sottoscritto, è difficile dare una risposta. E poi non capisco cosa c'entra i 14 giorni. Se il contratto prevede la restituzione o l'estinzione del debito entro un determinato tempo, o comunque ci saranno dei termini che vengono stabiliti di volta in volta, ma perché 14 giorni? Ma perché il tempo della restituzione, il massimo è 30 giorni e questo io l'ho fatto prima dei 30 giorni. È possibile è possibile parlarne personalmente? Ci possiamo incontrare? Sì, certo, basta che lei mi telefoni e fissiamo un appuntamento. Allora, però non posso darle io. Mi sta ascoltando? Indirizzo. Si dovrebbe informare. Ecco, allora per il nostro telespettatore chiedo gentilmente di rifare il numero che ha fatto, che ha composto per entrare in diretta, e ci sarà un centralino. Quindi in centralino. Allora richiami dopo la fine di questa trasmissione e gli saranno forniti i numeri dell'avvocato per contattarlo e per parlare. Quindi 011-260-4444, si prenda nota di questo numero e sarà poi compito del centralino dare il numero del nostro ospite. Va bene. Grazie. Allora, ringraziamo il nostro telespettatore. Avvocato, perché chiaramente al di là di quello che sarà il problema, non abbiamo avuto modo di entrare nel merito del contratto e tutto, però ci sono dei tempi prestabiliti, cioè io non posso
eventualmente di mia iniziativa ridare indietro i soldi prestatimi, no, se non dopo una certa scadenza prestabilita. Certo, poi tutto dipende dal contenuto del contratto di mutuo che si è sottoscritto. A volte è prevista l'impossibilità di estinzione anticipata, magari per certe forme di finanziamento non è prevista l'estinzione anticipata, oppure è prevista l'estinzione anticipata ma con il pagamento di una penalità. Quindi è il contenuto del contratto che stabilisce le regole di comportamento e i diritti delle singole parti. Allora, andiamo avanti con, credo, allora, abbiamo sia un messaggio che una telefonata, mi pare di capire, diamo precedenza alla telefonata così non perdiamo l'ordine delle cose. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Calipari, telefono da Torino. Prego, faccia pure la domanda. Potrei parlare in diretta con l'avvocato. La sta ascoltando, faccia pure la domanda. Allora, io abito alle Vallette, è una casa praticamente che è stata venduta molti anni fa, l'unico alloggio che è rimasto abita sotto di me questo signore con la signora e credo che abbiano una trentina di gatti dentro, c'è una puzza insopportabile, io sono un cardiopatico, insomma, e quando apro la porta la mattina c'è da rimettere. E c'è un modo di poter trovare un sistema che sti gatti, non lo so. Insomma, perché deve soffrire? Intanto tutta una scala, allora, qui che siamo solo se alloggi, non è che siamo 100, però insomma è impossibile convivere con 30-40 gatti. Scusi, non so quante ne avranno. Scusi, esiste un amministratore di quell'edificio, immagino. Sì, siamo già rivolti. Insomma, lui ha tentato di rimediare con l'istituto Case Popolare, che è impossibile perché sono, secondo me, dei gran vagabondi che pensano solo a rubare denaro, perché non le guardano le cose, per loro non sono cose gravi, ecco. Comunque, ascolti, la possibilità di attivare un procedimento privato, diciamo, di iniziativa privata esiste certamente, anche qui però sarebbe opportuno che lei, rivolgendosi a un tecnico che possa venire a verificare l'esistenza e la situazione di questi gatti, perché dovrà in un momento successivo, ammesso che la soluzione non arrivi in via amichevole una volta che il perito abbia fatto... Se non è possibile arrivare in via amichevole, bisogna precostituirsi la prova per poter dimostrare al giudice che la situazione è quella che lei ha descritto. E quindi sarebbe opportuno. Sì, ma guardi, noi abbiamo già tentato di andare vigili, cioè la strada che lei mi sta indicando, io l'ho già eseguita. Allora, ai vigili ci sono persone che sono praticamente d'accordo con questi signori, perché addirittura una vigilessa mi ha chiuso il telefono in faccia quando gli ho telefonato dicendo che era impossibile convivere con queste puzze che hanno in casa questa gente. Questa qui mi ha chiuso addirittura il telefono. Ascolti, insomma, forse ragazzi, l'unica qui si tratta strada di incredibile, ancora lei non ha, i vigili, l'unica strada che forse lei non ha ancora percorso è quello di fare un esposto all'ufficio di igiene o alla Lega Protezione Animali, che non so se questi gatti sono maltrattati e quindi la situazione di inaccettabilità deriva dal fatto che non vengono mantenuti nella loro salute e nella loro igienicità, allora potrebbe essere doveroso un intervento da parte o dell'ufficio di igiene o della Lega Protezione Animali. Potrebbe essere una strada da tentare prima di attivare una procedura. Allora, avvocato, oggi le molestie in tutte le loro forme, dai rumori molesti agli odori molesti, insomma, problemi di convivenza. Sono tutte situazioni che sono tutelabili attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, però sempre bisogna tenere presente che un giudice può emettere un provvedimento
una volta che si sia convinto, perché le prove lo hanno convinto, che la situazione è quella descritta. Non basta, ecco, quindi bisogna precostituirsi quanto necessario per dimostrare che la situazione è effettivamente quella descritta. Allora, avvocato Mazzoleni, abbiamo un messaggio. Andiamo a... Ma scusi, noi praticamente siamo gli unici che ce ne occupiamo perché gli altri... Deve essere la prosecuzione dei due fratelli. Allora, dicono, noi praticamente siamo gli unici che ce ne occupiamo perché gli altri figli non ne vogliono sapere e non hanno voluto mettere per iscritto un compenso che andasse bene per tutti. Senza di noi si dovrebbe mettere una badante con un costo nettamente superiore. Per cui cosa possiamo fare? Allora l'unica strada, se è già stato tentato il tentativo di accordo, non resta che confidare sulla tollerabilità dei prelievi che voi state effettuando sul conto della mamma e che gli altri non piantino poi grane nel momento in cui ci sarà da rivedere, da decidere sulla divisione del patrimonio ereditario una volta che la mamma venga a mancare. Quindi potete fare quindi tutto quello che volete se gli altri non ricorrono al giudice per impedirvelo. Ma se invece non c'è la sicurezza di questo assenso da parte degli altri fratelli, bisogna sapere che prima o poi può essere che qualcuno di loro faccia valere la necessità di dimostrare il vantaggio che voi avete, concesso al patrimonio della mamma, facendovi carico delle sue cure e facendo risparmiare la mamma dall'assunzione di una badante, per esempio. Quindi conviene in ogni caso fare un diario di tutte le spese che fate e di tutti i compensi che prelevate, in modo da poter domani dimostrare concretamente, numeri alla mano, qual è stato l'incisione, insomma il peso che il vostro compenso ha costituito sul patrimonio della mamma. E se questo peso sarà ragionevole rispetto alla situazione economica della mamma, certamente. Allora, non ottenere risultati. Allora, abbiamo siamo ai saluti. È volato questo nostro incontro. Allora, io ringrazio. In effetti. Io ringrazio per essere stato in collegamento video con noi l'avvocato civilista Claudio Mazzoleni. Grazie, avvocato. Grazie a voi. E do la linea alla regia ricordandovi la quotidianità dei nostri appuntamenti. Dunque, ci vediamo anche domani, sempre alla stessa ora. Arrivederci, a presto.